Vediamo insieme come si fa a sfruttare il nuovo intervento di isolamento di coperture in sottotetti non riscaldati. Allora, che cosa serve avere obbligatoriamente all'interno di Termolog per poter fare un intervento di questo tipo? Chiaramente bisogna avere la zona non riscaldata, sottotetto, in questo caso la inseriamo o nel menu zone oppure direttamente nell'involucro grafico se disegnate in input grafico, scelgo altro sottotetto, diamo un sottotetto non isolato, ecco qua. Registra, poi scegliete voi qual è la caratteristica migliore. Attenzione bene, nelle strutture quindi dovremo per forza avere la struttura da modificare, che può essere una copertura oppure un soffitto. Se è un elemento piano potete tranquillamente trattarla con soffitto, ma l'importante è che il verso di dispersione che scegliete, questa è la mia copertura di zona non riscaldata, sia questo verso da zona non riscaldata verso esterno e non semplicemente esterno. È un modo per rendere Termolog consapevole che l'intervento che vogliamo fare è proprio quello su un elemento di zona non riscaldata. Quindi dobbiamo averlo disegnato. Qui vediamo l'ultimo piano di questo edificio, anzi, reintroduciamo la copertura da capo. Prima di tutto inserisco l'ambiente non riscaldato, clicco su locali. Disegno un ambiente non riscaldato. Se vogliamo fare questo intervento dobbiamo per forza disegnarlo, mentre ovviamente non c'è nessun obbligo quando non abbiamo necessità di fare questo tipo di intervento e siamo in calcolo tabellare. Scegliamo come zona non riscaldata il sottotetto, che ha già le sue caratteristiche che avevamo indicato prima. Ora mettiamo la copertura. Possiamo metterla anche a due falde se ci va, lo facciamo. Scegliamo la copertura di zona non riscaldata che abbiamo indicato prima, la linea di colmo, ci fermiamo poi sulla centrale e diamo un'altezza di partenza, diciamo, di 1,30 m e pendenza in gradi, date la vostra pendenza. La stessa cosa facciamo dall'altro lato. Così avremo due superfici della stessa tipologia che coprono lo stesso sottotetto. Diamo ok, andiamo nel 3D e se volete tagliate, tasto destro, taglia pareti a livello corrente, in modo tale che Termolog tagli correttamente la copertura. Ora ci spostiamo finalmente nel menu interventi. Scegliamo di fare un nuovo intervento e facciamo l'intervento di copertura di sottotetti non riscaldati. Che cosa succede? Allora, dobbiamo scegliere prima di tutto il tipo di struttura di copertura che vogliamo cambiare. Mi raccomando, se si tratta di un soffitto, usate il filtro e scegliete soffitto. Noi usiamo copertura. La copertura è copertura di zona non riscaldata a cui voglio applicare, faccio una correzione veloce, 10 cm di isolante e me la crea direttamente Termolog. Sotto, nel caso in cui il metodo di calcolo della zona non riscaldata è tabellare, ed è la gran parte dei casi perché sugli edifici esistenti utilizziamo questo metodo di calcolo, poi vi mostro dove si cambia, dobbiamo scegliere un nuovo fattore di correzione. Questo è quello vecchio, 0,9, ora scegliamo un tetto isolato che ha un fattore di correzione di 0,7, il che comporta che non ci aspetteremo una grossissima modifica sulla classe energetica, non ci aspettiamo di fare salto di classe in questo edificio con questo tipo di elemento. Ho messo anche un prezzo, salvo. E così ho creato il mio intervento di coibentazione di una copertura di una zona non riscaldata. Nel caso in cui invece all'interno delle impostazioni di calcolo, qui sulla destra nel menu relazione, io abbia un'impostazione di tipo analitico, magari un progetto nuovo o un file che avevate già fatto, ecco, in questo caso non ci sarà necessità di esprimere un nuovo fattore di correzione BTRX per il vostro sottotetto.